oggi è stata veramente una giornata per noi molto importante, perché abbiamo prima parlato al nostro interno cercando di lavorare sul team building, poi abbiamo voluto regalare per il nostro compleanno, insomma 15 anni di attività che abbiamo celebrato in un percorso di evoluzione digitale, abbiamo voluto regalare alla città una riflessione su un futuro che deve essere migliore per le persone, migliore per l'ambiente. Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Questo è il messaggio chiave del manifesto per il clima varato dalla Fondazione Simbola, che nei giorni scorsi ha fatto tappa ad Arezzo per un roadshow di confronto e dibattito su questi temi con il mondo imprenditoriale e istituzionale aretino e toscano. Un evento che si è intrecciato con un compleanno particolare, quello di una delle aziende più innovative e tecnologicamente avanzate del nostro territorio. L'ASCO ha infatti festeggiato alla Casa dell'Energia di Arezzo i suoi primi 15 anni di vita. Noi siamo dei paladini dell'innovazione, della digitalizzazione. In realtà si potrebbero fare tante cose che oggi ancora non si riescono a fare per una burocrazia che impone troppe regole, che ancora è ancorata a dei comportamenti molto, molto del passato. Oggi la cittadinanza vuole avere dei processi più snelli, vuole partecipare, vuole rendersi attiva, appunto, e questo è il messaggio che esce fuori da questo incontro, che le istituzioni lavorino, che la politica lavori a migliorare i processi del paese. Noi che facciamo innovazione ci siamo. Simbola nelle scorse settimane ha presentato una pubblicazione, Green Italy, e mettendo in evidenza 10 anni di analisi sulla green economy in Italia. Quello che emerge è che in questo ambito l'Italia è un paese molto forte e circa un'azienda su 3 sta investendo sul tema della sostenibilità, e l'aspetto più interessante è che questi investimenti in sostenibilità delle imprese stanno rendendo più competitive le aziende italiane. Questo è un messaggio importante, perché l'ambiente è stato visto negli anni passati come un vincolo, soprattutto lo sviluppo. Stiamo vedendo in questa fase in cui i consumatori si orientano più verso i temi della sostenibilità, i mercati finanziari hanno attenzione a investire su aziende virtuose da questo punto di vista, quindi il mercato si sta spostando verso questa dimensione, che diventa una dimensione importante anche nel momento d'acquisto. Quindi chi investe in sostenibilità oggi vede anche un incremento di fatturati, di esportazioni e in molti casi anche di innovazione. La Regione Toscana è sicuramente in prima linea su questo. Abbiamo varato un progetto per rendere questa regione carbon neutral entro i prossimi 10 anni, nel 2030 anziché nel 2050, come ci viene detto a livello europeo. Stiamo facendo un grande piano di investimenti per il risparmio energetico, anche nella materia che mi riguarda, anche nella sanità. Arezzo è un esempio di come anche negli ospedali sia possibile lavorare sulle energie rinnovabili. 15 anni di LASCO? I prossimi 15 anni saranno, intanto speriamo di assumere un sacco di giovani, perché ce n'è tanto bisogno, quindi invitiamo tutti, le famiglie, indirizzate i vostri figli verso i percorsi scientifici, verso lo studio dell'informatica, qualsiasi cosa che possa veramente dargli degli strumenti, no? Per poi competere in un futuro che noi vediamo ancora pieno di sorprese, grandi trasformazioni sociali, tecnologiche, e noi contiamo di esserci, di continuare a crescere come facciamo, con una grande attenzione al nostro territorio.